Francesco De Vincenzi, presidente della Dimora Accogliente Onlus per il progetto Casa Sottocolle, un bentornato in latteria. Grazie. Puntuale come ogni anno per presentare quella che è l'iniziativa benefica annuale che fate per raccogliere fondi, il calendario, un calendario che accompagna chi lo acquisterà per tutti i 12 mesi con illustrazioni particolari disegnate da Machiavello, che è un grande artista della, così, diciamo, della vignetta, possiamo sì, definirlo sì, così. Un grande illustratore genovese, pluripremiato, tanti lo ricorderanno per gli storyboard di una pubblicità di una birra di cui non faremo il nome, o delle carte degli Skifidol per chi ha i figli un po' più grandicelli. Ha illustrato un sacco di libri e da 2 anni insomma si presta a questo progetto donando il suo tratto per il nostro calendario e per il sostegno a Casa Sottocolle. Quest'anno avete scelto come tema quelli che sono i giochi di un tempo, di quando noi ormai approssimativamente quarantenni ci divertivamo, non con la PlayStation. Esatto, esatto, è stata una scelta, dico la verità, fatta tutta da Enrico insieme a Carlo. Carlo è dell'agenzia di GoCom, che è l'agenzia che poi ha curato tutta l'impostazione grafica. Loro sono amici, sono matti tutti e due uguali, hanno scelto il tema a sorpresa e mi hanno ovviamente piacevolmente sorpreso. Quindi ogni mese è un passatempo di quando eravamo bambini. Ecco, tra i 12 mesi qual è il tuo gioco preferito? Così lo facciamo vedere. Senza ombra di dubbio la cerbottana con lo stucco. Che è? Che mese? Guarda, non me lo ricordo, la cerchiamo. Eccola qua. Eccola qua, la cerbottana con lo stucco è un evergreen. Il mese di maggio. La cerbottana, con lo stucco, che faceva male quando la prendevi. Potevi far finalmente male sì. Ai tuoi amici, e quando finiva lo stucco li potevi colpire con la cerbottana. Vediamo le cose più serie. Sì. Casa Sottocolle, questo progetto, intanto ricordiamo dove si può acquistare questo, sì, questo calendario. Allora, il calendario sarà il pezzo forte al mercatino di San Nicola nel nostro stand, quindi appena arrivate allo stand numero 3 troverete me o altri volontari dell'associazione e lì venderemo il calendario. Lo troverete anche nelle altre postazioni dell'associazione, dove facciamo abitualmente la fasciatura dei regali, quindi da 1 euro in Piazza della Vittoria oppure da Troni in Via Cesarea. Venendo appunto al progetto invece, Casa Sottocolle, che realtà è e che cosa state facendo? Sì, Casa Sottocolle è un importante progetto di autonomia per ragazzi provenienti da contesti problematici, spesso anche con disabilità. Noi lavoriamo per creare per loro un contesto lavorativo protetto e tutelato. Abbiamo operativamente in qualche modo già iniziato, abbiamo già le mucche, abbiamo le api, facciamo il miele, abbiamo le capre, abbiamo gli animali, e il grosso della raccolta fondi serve per l'acquisto di questa proprietà dell'ente religioso d'Onorione, dove c'è la casa, dove ci sono i terreni. Siete tu, i tuoi figli, la tua famiglia e quanti ragazzi state ospitando in tutto? Attualmente, incluse le nostre 3 figlie, abbiamo 8 ragazzi, quindi insomma c'è sempre da fare. Poi abbiamo anche tantissimi volontari da fuori che vengono nel weekend a darci una mano a gestire l'azienda, a gestire la fattoria, quindi il volontariato non manca. Un'azienda anche da vedere, da visitare, quindi ricordiamo come si può venirvi a trovare, sì, dove allora siete. Ci raggiungete in maniera facilissima, statale 45 in direzione Torriglia, la percorrete tutta finché non arrivate a Sottocolle. Il primo cancello che trovate è il cancello di Casa Sottocolle. E allora, insomma, vi verremo a trovare. Bene, bene, vi aspettiamo. Grazie Francesco De Vincenzi grazie per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè.